Buona la prima per una splendida giornata di sole che ha baciato l'esordio del Carnevale di Fano. Oltre 10.000 biglietti venduti che, stando alle statistiche storiche dell'evento, aumenteranno secondo l'ente nella seconda giornata. La grande affluenza della prima domenica ha creato diversi rallentamenti alle casse, venduti oltre 6.000 biglietti, motivo per il quale si sta da tempo cercando di promuovere la vendita dei biglietti online nei giorni antecedenti la manifestazione. Non sono mancate le critiche da parte del pubblico ai diversi accessi dislocati nel percorso. Cosa è successo? Niente, volevamo fare i biglietti e 3 ore che siamo alla cassa, fra ora che arriviamo, veniamo già da Ravenna per vedere un po' di carri. E 3 ore che siamo a fare la fila, volevamo fare il biglietto, adesso hanno chiuso le casse, siamo fuori. Mi dica lei cosa siamo venuti a fare. Veniamo da fuori e non possiamo entrare, la biglietteria è chiusa dopo un'ora. Online non funziona, le dico che abbiamo provato anche a fare online. Non va, il sito è chiuso. Nonostante alcuni rallentamenti legati agli ingressi, l'atmosfera della kermesse è iniziata già dalla mattina con il Carnevale dei Bambini, che hanno riempito Viale Gramsci con numerose mascherate costruite con la collaborazione delle scuole fanesi. Noi siamo vestite da principesse, il titolo infatti della nostra esibizione è "Ci volevate principesse, ma a un certo punto toglieremo la corona e prenderemo il rossetto che non servirà per colorare le labbra, bensì le nostre guance come delle guerriere. Quindi ci volevate principesse, ci avrete guerriere". Alle 15 in punto è partita la grande sfilata dei carri allegorici, osservati speciali, oltre alla calunnia e un venticello di Pierluigi Piccinetti, che va a chiudere l'anno rossignano al Volonna, buon compleanno Pesce Azzurro di Mauro Chiappa e Fanta Gruel, al carro di Costa Parchi, a quello di Lorenzo Furlani e del liceo Nolfi Apolloni. Sono state le novità di quest'anno, Carnevale di Fano, realizzato da Carnival Factory, che ha avuto l'onore di aprire la sfilata trasportando la madrina Emanuela Aureli, che non si è risparmiata concedendo interviste ed esibizioni. Sono felice di essere la madrina di questo bel carnevale all'insegna della donna, con tutte le sue molteplici sfaccettature. Viva la donna, che è forte, coraggiosa, che anche nei suoi momenti di fragilità, momenti di debolezza, ma che riesce sempre a superare la donna. Il secondo gigante a solcare Viale Gramsci è stato "Viva la Frida, viva la rivoluzione" della carrista Anna Mantovani, realizzato da Carnival Factory, i quali hanno portato l'indimenticabile artista messicana e le sue opere più importanti nella città della fortuna. Alle spalle di Frida una gabbia gigante con le sembianze di una donna preannunciava l'arrivo di bolle in gabbia del maestro Paolo Furlani, realizzato dall'associazione Gomma Piuma per Caso. La prima sfilata del Carnevale di Fano è stata aperta anche da un momento di riflessione. Istituzioni locali, ospiti, sindaci del territorio, il sottosegretario con delega alle pari opportunità Vincenzo Spadafora hanno inaugurato il corteo con uno striscione raffigurante le donne vittime di violenza e la parola "basta" scritta a caratteri cubitali. Sì, sono contento, per me è la prima volta e vedo un'energia straordinaria, poi sento proprio l'emozione di tutte le persone che sono qui e soprattutto sono contento perché è stato deciso di dedicarlo a un tema che a me sta molto a cuore anche per le mie deleghe, cioè che riguarda i diritti delle donne, in particolare contro la violenza sulle donne e in generale affermazione di principi che riguardano il sesso femminile. E questo, sono molto contento che anche in un momento di festa si possa parlare di temi così complessi, complicati e che a volte sono anche il frutto di fatti di cronaca grave. Infine non è mancato il getto, con circa 180 quintali lanciati sulla folla e il giro della luminaria.